ha creato non poche polemiche quanto avvenuto ieri a Polla con la decisione, dopo un tantam social da parte dei genitori, di prelevare numerosi bambini dalla scuola media in seguito alla positività di una bidella che, stando a quanto ricostruito, fino alle 8.30 era nell'istituto. Poi, una volta saputo l'esito del tampone, effettuato per scopi precauzionali e non perché avesse sintomi o contatti diretti con persone contagiate, ha lasciato l'istituto scolastico. Il sindaco Massimo Loviso è stato duro nei confronti di alcuni genitori e sull'uso dei social. Ecco il suo intervento. Cari concittadini, buongiorno. Vi voglio dare qualche comunicazione in merito all'ordinanza sindacale che abbiamo diffuso poco fa relativamente alla sospensione delle attività didattiche in presenza. Abbiamo ritenuto, come siete oramai tutti a conoscenza, per motivi precauzionali, per dare quel giusto senso di tranquillità alle famiglie. Devo pur dire che le notizie che sono state diffuse via social in maniera assolutamente intempestiva, devo dire, anche per le modalità con cui sono stati prelevati i ragazzi, sicuramente non è il modo migliore per poter affrontare, ecco, delle problematiche. Nel momento in cui c'è un corri-corri per andare a scuola e prelevare i propri ragazzi, sicuramente non è stato un momento, ecco, anche di grande compostezza nell'affrontare la problematica che si stava manifestando. Da questo punto di vista siamo stati attenti anche a consentire a quelle famiglie che purtroppo erano fuori sede, a consentire con le dovute cautele anche il loro rientro per poter poi prelevare i loro figli. Su questo davvero chiedo a tutti, anche attraverso l'uso migliore da parte dei social, di stare più attenti, perché alla fine poi si creano degli allarmismi che possono generare solamente altre problematiche. Pallo di Diano bisogna registrare 8 nuovi casi a Sala Conselina, dove il totale ora è di 41, e poi anche una donna contagiata a Caggiano, lo ha fatto sapere il sindaco Modesto la mattina.